17ª edizione dell'Alburni Jazz. Siamo a Serre in compagnia dell'assessore alla cultura Mimmo Catalano. Allora Mimmo, questa sera abbiamo Francesco Baccini in concerto. Come procede la serata? Questa sera in realtà c'è la Notte Bianca, è la manifestazione che apre un po' l'Alburni Jazz, cioè è un preludio alla manifestazione, infatti si fa una location totalmente diversa da quella che sarà per le prossime serate, cioè è coinvolto tutto il paese con diversi concerti, tra cui c'è quello di Francesco Baccini che è la star della serata. L'artista principale è l'artista che porta sempre gente nel paese, l'artista di richiamo, però ci tengo anche a dire che il paese vivrà anche di dimensioni più basse, con gruppi diversi, musica popolare, artisti di strada, tanti altri generi, quindi è tutto il paese a vivere questa emozione. Come mai questo evento è diventato così importante che addirittura è andato al di fuori della provincia? Guarda, io credo che questo evento negli anni sia diventato un evento molto importante a livello nazionale. Stiamo faticando a farlo diventare un evento importante in regione, perché dall'attenzione che riceviamo, dico la verità, la riceviamo più a livello nazionale che a livello locale, però vi assicuro che il territorio vive tantissimo questo richiamo che c'è ogni anno. Lunga, ci devi fare lunga, per questa vita lunga, per arrivare a fine mese lunga. Questa sera ho il piacere di incontrare Francesco Baccini. Allora Francesco, benvenuto all'Alburni Jazz. Una grande e lunga carriera che inizia nell'88. Ho cominciato nell'88 col mio primo singolo, in realtà il primo album vero dell'89, che era Cartoons, e a 20 anni di distanza ho pubblicato qualche mese fa questo album dove ho rinciso tutta una serie di canzoni, di successi e di canzoni che magari piacevano a me, che magari erano dentro un album, perché a volte capita, no? Che tu fai un album, ti piace una canzone ma non diventa il singolo, quindi ed è stato il mio ritorno alle origini, perché sono tornato con Caterina Caselli, che è stata quella che mi ha scoperto, quindi dopo anni ci siamo ritrovati e sono rientrato nella sua squadra. Quindi una carriera musicale, teatrale e cinematografica. Beh sì, non mi sono fatto mancare niente, anche perché adesso negli ultimi anni, devo dire, la mia passione del cinema mi ha preso un sacco di tempo, perché ho fatto un lungometraggio, Zoé, che non è ancora distribuito, ma abbiamo fatto tantissimi festival, siamo partiti col Giffoni proprio qua in zona, e poi ho fatto un corto che è in giro per i festival anche quello, in qualità di attore, e invece chiaramente con la musica vanno avanti i concerti, è uscito il disco nuovo, adesso a settembre uscirà questo singolo che sarà la colonna sonora del prossimo film di Fausto Brizzi, Maschi contro Femmine, proprio ho scritto la canzone del film e partirà la promozione a settembre, il film esce a ottobre. Visto che stasera siamo qui a Serre, una mia curiosità, perché le donne di Napoli sono un'invenzione della tua famosissima canzone Le donne di Modena? Le donne di Napoli, innanzitutto mia mamma è editora del Greco, quindi ho detto sono delle mamme, perché per me la donna napoletana è la mamma, anche se mia mamma è poi cresciuta a Genova, però è napoletana, è di quelle, infatti mi ha attaccato molto, ho preso molto da mia madre, anche il fatto proprio di salire su un palco e cantare, per esempio. Io sono molto istintivo come lei, quindi le donne napoletane sono istintive, sono proprio delle mamme. Come un treno in mezzo a un temporale, tutto è tranquillo, senza scossoni. Troppo tranquillo, senza grosse emozioni. Ho voglia di innamorarmi, sì, ho voglia di stare male, ho voglia di preoccuparmi e di dormire sulle scale. Ho voglia di innamorarmi quando non arrivi mai, sono sicuro sai.